ragazze, volevo prima di iniziare questo video salutare una di voi, e sei tu Jessica. Ci siamo conosciuti tempo fa, però ho un messaggio per te dato da qualcuno dove mi ha detto di dirti che febbraio arriva in fretta e di fidarti di tuo marito Claudio. Soltanto queste parole, quindi sono contenta di averti dato questo messaggio. So che ti fa piacere perché in questo momento tu stai aspettando forse una risposta. Allora, e niente, Jessica, quindi ti mando un forte abbraccio, veramente con tutto il cuore, e spero che veramente si realizzi quello che stai aspettando. Mi raccomando. Ragazze, Eccomi qua, sono appena tornata. Una giornata infinita, mi dovete credere, una giornata infinita. Finalmente sono riuscita a fare un po' di spesa. Ho fatto una bella spesa, anche se devo ancora aggiungere qualcosina, però dai, ho preso comunque tante cosine. Sono andata da Iberal, adesso ve la faccio vedere. Sono stanca, non vedo l'ora, ragazze, che mi vado a fare una doccia e mi vado a coricare. Comunque, vi faccio vedere la spesa. Siamo stati anche ad Arese, ho preso delle scarpe. Tennis dell'Adidas, siamo riusciti a prenderle io, mio marito e mio figlio Nathan. Crystal l'avevamo presi pure, però allora il 35 gli viene piccolo, scusate, il 35 sì, gli viene stretto, il 36 gli viene grande. Tutte le scarpe che prova lei non si ci trova, è un po' difficile. Infatti penso che le andrò a prendere di nuovo come l'anno scorso le New Balance, perché sono le uniche che lei tollera. Si vede che il suo piede preferisce una scarpa molto più morbida. Poi queste ve le faccio vedere, intanto vi faccio vedere la spesa perché così la metto nel frigo. Allora ragazze, ve la faccio vedere così. La girella della Motta, un pacchettino di carote che ultimamente le facciamo sempre in friggitrice, che mi piace tantissimo. Le mozzarelle queste della Santa Lucia. Poi ho preso dei snack per me, perché mi piacciono tantissimo, le chips di banana. Io li amo, mi piacciono tantissimo. Poi ho preso due pacchi di questo pane con il sesamo. Io lo congelo perché questo pane è comunque buonissimo, infatti lo prendo sempre, tutte le volte che vado da Iperalle. Poi ragazzi, ho preso i biscotti della Misura, questi qua, i frutti di bosco, che a me piacciono tantissimo, era tanto che non li trovavo e quindi li ho ripresi. Poi la pesca gialla, questo è l'altro pacchettino di pane col sesamo. Poi ragazzi, ho preso la farina, la solita che io uso sempre. Questa qui è quella Manitoba, il pomodoro datterino, due buste di latte, queste qua piccolini, perché così non va male. Vi ho preso due di Monster, questa qua, un pacchettino di biscotti Oreo, un pacchettino di lamette, queste qua a tre lame. Poi ragazze, ho preso questa salsiccia, la Luganega. Uva, sempre quella senza semi. Ah, ho preso un'altra busta di latte. Ne avrò preso, pensavo di averne prese tre, cioè scusate, due, invece ne ho prese tre. Allora, i flauti, questi qua della Mulino Bianco. Peperoni rossi, eccoli qua. Le zucchine. Ah, ragazze, non fateci caso se appoggio le cose sopra questa tovaglia. La parte che la devo lavare perché si era un po' sporcata, ma questa naturalmente non la uso per quando andiamo a mangiare, quindi non importa, io metto altre tovaglie. Quindi non fateci caso se appoggio la spesa. E poi perché si era macchiata non so di che cosa, e quindi la devo andare pure a lavare. Allora, tornando a noi, ho preso i pomodori, questi qua a pachino. Ho preso i ravanelli che piacciono soltanto ed esclusivamente a me. Ho preso della granella di mandorle perché volevo provare a fare qualche dolcetto, vediamo.
L'asciuga tutto, questo qui, il super rotolo. Un po' di pomodoro grappolo. Ho preso i cornetti algida da questi qua, che ce ne sono 8. E due pacchi di questi ghiaccioli che sono senza coloranti, che sono buonissimi. Allora, poi ragazze, lo yogurt, questo qui della Müller, stavolta questi, tanto che non li prendevo. Sono tutti buonissimi. Ho preso questi qua per fare domani mattina colazione. Già li avevo provati e sono davvero buoni. Stavolta ho preso il pacco grande del burro, il fruttolo, questi qua, yogurt piccolini e due mini di Philadelphia. Ho preso anche una busta di Kit Kat in offerta, così ogni tanto ce la mangiamo. Lattuga romana, che un po' si è schiacciata praticamente. Poi l'iceberg, due di avocado e un pacchettino di limoni. La Robbio Rosella e un pacchettino di maionese, un barattolo, e sempre il lievito di birra, quello Pane Angeli, che io uso solo questo. Ho preso questa zucchetta che vorrei cucinare, cioè vorrei fare, anche se non so se la potrei fare. Comunque mi piace tantissimo, quindi l'ho presa, la metto qui insieme al suo avocado. Quindi ho preso questa qui. Ho preso un pacchetto di pennette rigate integrali, un pacchettino di crackers, il formaggio questo qua di grana padano, olio per friggere, se capita che mi serve, almeno ce l'ho dentro, aceto balsamico e poi il pesto Barilla. Ragazze, poi abbiamo preso la birra questa qua piccolina della Forst. Mio marito piace solo questa qui. Infine, ragazze, a parte l'acqua, abbiamo preso una cassettina di pomodoro Mutti perché era in offerta 89 centesimi, quindi io me lo metto sempre dentro. Poi da Action ho preso i semini, questi qua che io uso sempre per l'insalata, che a me piacciono tantissimo. Poi ho preso i sacchettini, quelli richiudibili, simili a quelli di Ikea. Praticamente ho preso quelli grandi da 27x30 e poi 17x20. Ne apriamo uno, così vi faccio anche vedere la prima volta che li prendo, che di solito li prendo da Ikea, ma mi sa che sono proprio uguali, sì. Eccoli qua, mi servono anche per la scuola di Crystal. Ho preso il sale per la lavastoviglie, le batterie, sia quelli grandi che quelli piccoli. Per gli spazzolini che io prendo perché sono bianchi e neri, a me piacciono così. Nathan vi fa vedere il suo nuovo spazzolino, che è del macchinino Hot Wheels, ed è elettrico, vabbè, a batteria. Ti piace? Sì. Ok. Poi ragazzi, ho preso le spugnettine, queste qua bianche, che sono morbide, ma perché le voglio usare per quando lavo le scarpe in pelle bianca. Preferisco quindi prendere queste qui. E poi ho preso il Listerine, sempre da Action, e poi ho preso il mio mega pacco di Lenovo. Allora, questo qui è proprio grande, grande, grande. È il mio preferito. Io di solito prendo quello piccolo, però stavolta mi ero ripromessa che l'andavo a prendere da Action, perché comunque conviene. Allora, questo qui è 570 grammi, è enorme, non so se si vede, vabbè, questi qua. Invece, passando da Tigotà, ho preso lo smack, non c'era quello con la candeggina, quindi ho preso questo qui. Poi ho preso il detersivo per i capi scuri. Invece ho preso il bucato a mano e il lavatrice dell'omino bianco Marsiglia. E il Sunsilk, anche questo non c'era soltanto. Ah, sì, shampoo. Pensavo che era con il balsamo, quindi entro lo shampoo. Ho preso anche la tinta. E da Lidl sono andata a prendere un ricambio di straccetto perché non ce n'avevo più. Basta. Ragazze, ho terminato di farvi vedere la spesa. Adesso ho fatto un po' di pasta ai cucciolotti perché oggi abbiamo mangiato il pollo. Fuori, siamo andati da Bfield e quindi poi la sera loro vogliono un po' di pasta. Io non ho fame, cioè, ragazzi, non lo so. Ah, perché abbiamo mangiato tardi, sicuramente per questo. E niente, ragazze, quindi vi dicevo che abbiamo preso anche delle scarpe
perché appunto, vabbè, di questa stagione ragazze io sempre prendo soprattutto per loro, almeno ad esempio per Crystal, almeno un tre paia, perché uno le deve lasciare esclusivamente a scuola per quando loro fanno palestra e poi altre due che fa cambio tra uscita quando esce con noi e quando va a scuola tutti i giorni, quindi. Soltanto che alla fine è andata a finire che siamo andati partiti per lei, per le scarpe, invece poi alla fine abbiamo preso tutti tranne lei, non riesce a trovare mai un paio di scarpe. Credetemi che per Crystal è difficilissimo ogni volta. Comunque, la stessa cosa di Nata, che l'altra volta ho preso quelle blu, e adesso io ho preso un altro paio bianche, e me le sono prese anche io, le abbiamo prese tutte dell'Adidas, ci siamo innamorati oggi dell'Adidas, anche perché siamo andati da Pita Rossa e c'erano le offerte, quindi... Ho detto vabbè dai, tanto conveniva. Quindi le scarpe sono queste qui. Vi faccio vedere le prime, quelle di Nathan. Aspettate. Allora, quelle di Nathan sono queste qui, bianche con le striscette nere. Appunto, lui, le altre sono pure dell'Adidas, sono blu e rosse. E quindi ho preferito stavolta prendigli quella chiara, magari appunto quelle le mette quasi tutti i giorni. E queste qui magari vediamo quando si capita che esce. Quindi Nathan, queste poi, queste sono di mio marito, che sono uguali a quelle di Nathan, solo che le strisce, non so se le vedete, sono tipo bluette. Sono blu, sono pure belle queste qui. Io non so come mai, ma nuovamente le ho prese bianche. Sapete che ho preso le Converse bianche, ma adesso cominceremo a non usarle più perché appunto sono di tessuto. Ho preso queste, sono bellissime. Erano le più care. No, non è vero, anche quelle di mio marito. Allora, ragazzi, niente, semplicemente queste qui che sono un dorato però molto chiaro. Da qui si vede tanto scuro, ma in realtà no, perché là ce n'erano due tipi, ma queste erano proprio le più belle. E niente, proprio semplici, semplici, basta. Allora, la differenza di quelle classiche, queste di qua, è che queste sono un pochettino più alte, io le preferisco. Le altre erano più basse, invece questa qui ha tipo la parte del tallone più alta, quindi ho preso queste qua. Grazie, sinceramente erano tutte prezzate, soprattutto quelle mie di mio marito sulle 59 euro, quelle mie 59 euro, quelle di mio marito 55 euro, ma avevamo il 20% su tutte singolarmente, quindi alla fine ci è venuto un buono sconto. Niente, mi spiace soltanto per Crystal, ora vedremo domani di andarla a cercare, tra l'altro... Ho preso anche dei vestiti, mi stavo dimenticando. Sì, vabbè, perché poi ragazzi, appunto, lì lavorando non c'è tempo per prendere le cosine, anche perché mio marito comincia ad essere più occupato. Quindi io ne approfitto. Quando io sono a casa ne approfitto sempre per a fare le cose che comunque mi devo prendere. Poi ho preso a Nathan qualche altro jeans. E soprattutto le canottiere, perché mia madre, quando è arrivata, ha portato le sue mutandine di Spider-Man. Finalmente le ha trovate. Io non le ho mai trovate, mai, non trovo la sua misura. Infatti, me ne ha presi un bel po'. E io invece sono andata a trovare le canotte. Adesso ve le faccio vedere, che sono bellissime. Velocemente ve le faccio vedere perché so che tante di voi avete anche bimbi, quindi vi piace vedere quello che c'è da Primark. Da Primark ho preso queste felpine, non costano veramente niente. Io comunque queste qua le uso giornalmente. Vi posso dire che io mi trovo benissimo. Ne ho prese tre tipi, anche perché già altre due ce l'ha. Una gliel'ho portata mia mamma, un'altra l'avevo presa da Blue Kids. Niente, bianca, blu e nera. Poi ho preso due pantaloni, ecco. Anche questo ogni anno prendo il jeans, mi ci trovo benissimo. Ne prendo sempre uno da Kiko, scusate, e uno da Primark e mi trovo benissimo. Basta, sono semplicissimi jeans e il pantalone nero jeans. Ho preso anche due cappelli, poi magari uno più carino le prendo, però questi li prendo sempre da Primark. Invece queste sono le canottierine che praticamente che ho trovato, che si abbinano alle sue mutandine che ha preso mia madre. Basta, ragazze, soltanto questo. Allora ragazze, adesso vi faccio vedere cosa ho preparato per la cena. Alla fine ho fatto un po' di bruschettine perché avevo preso il pane fresco e quindi ho fatto un po' di bruschettine e la carne alla pizzaiola. Adesso
Poi per il resto, ragazzi, non vedo l'ora di andarmi, che, cioè che stasera mi vado a coricare, sono proprio stanca. E con questo vi faccio vedere appunto cosa ho cucinato e poi vi saluto. Allora ragazze, queste l'ho fatta in padella, stavolta di solito le faccio in forno, invece il pomodorino l'ho fatto in friggitrice. Eccoci ragazze, il video è terminato qui, era dedicato alla spesa proprio perché tante di voi appunto vi piace, quindi questo video l'ho dedicato solo a questo. Quindi noi ci vediamo prestissimo ragazzi, vi mando un forte abbraccio e un saluto sempre a tutte, ciao!